Io nacqui su una vetta di monte che s'affaccia da ogni lato a guardare. La valle, altri monti, uno specchio di mare. Esso è molto turchino e lontano. I fianchi dei monti si fanno da parte come cortigiani pesanti per lasciarlo vedere. Quando arriva il tramonto, una polvere d'oro sfavillasi tutte le cime. La più bella di tutte è la montagna di Termini, con due cupole azzurre incontro al cielo. Così Giuseppe Antonio Borgese descrive Polizzi Generosa nel suo romanzo Tempesta nel nulla. È stato proprio l'antico comune siciliano a dare i natali nel 1882 a questo autore eclettico, versatile, moderno, cosmopolita. Come docente universitario è stato il più giovane professore di ruolo del regno, ottenendo a soli 27 anni la cattedra di letteratura tedesca a Torino, poi a Roma, quindi dal 1917 Milano. Per lui nel 1924, sempre a Milano, viene istituita la cattedra di estetica, la prima nelle università italiane. Come romanziere ha scritto il primo grande romanzo del dopoguerra. Come critico letterario ha scoperto e recensito numerosi giovani scrittori, poi divenuti famosi. Sempre in ambito di critica letteraria ha coniato il termine crepuscolarismo, comparso per la prima volta in un suo articolo su La Stampa del 10 settembre 1910. Pubblica in diversi volumi articoli e saggi di critica letteraria su autori italiani e stranieri. È il primo in Italia ad aprirsi e a diffondere la letteratura d'Oltralpe. La sua passione e competenza lo spingono a concepire e dirigere un'intera collana editoriale, la Biblioteca Romantica di Mondadori, nella quale vengono tradotti e stampati in Italia oltre 40 tra i migliori autori stranieri. Come giornalista ha collaborato con diversi quotidiani nazionali e internazionali. Nel 1907 diventa redattore capo de Il Mattino di Napoli. Dal 1911 passa alla Stampa di Torino e successivamente al Corriere della Sera di Milano. Il 29 dicembre 1908, trovandosi ad ormeggiare nel porto di Messina, è il primo a diffondere la notizia del terribile terremoto che aveva colpito la città. La sua cronaca, pubblicata nei Il Mattino, risulta spettacolare e puntuale. La sua già elevata fama di giornalista e opinionista cresce ulteriormente. I suoi articoli, apparsi su La Stampa, vengono raccolti nei volumi di La vita e il libro, magistrale esempio di giornalismo letterario e di critica militante. Come saggista e pensatore politico, nel 1918, dopo la disfatta di Caporetto, viene chiamato a dirigere, nel governo di Vittorio Emanuele Orlando, l'ufficio informazione e stampa di Palazzo Chigi. Nella sua analisi politica e sociale ha spesso profetizzato situazioni che si sarebbero verificate soltanto dopo molti anni, scontrandosi con le resistenze di chi non aveva la sua stessa lungimiranza. In un momento in cui l'Italia desidera allargare i propri confini in Dalmazia, ad esempio, propone di coltivare rapporti di amicizia con i popoli dei Balcani, la ex Jugoslavia, e con gli stati sorti dalla dissoluzione dell'impero austro-ungarico.
Tale posizione viene ritenuta all'epoca antinazionale e rinunciataria. Se fossero state seguite le sue indicazioni, si sarebbero verosimilmente evitate le umiliazioni subite dopo i due conflitti mondiali. Già nei primi decenni del Novecento teorizza inoltre la necessità di costituire un'Europa unita. La sua resistenza a Mussolini e al fascismo lo costringono per diversi anni all'esilio in America, in cui continua le sue attività da intellettuale a tutto tondo. Comincia quindi a pubblicare anche libri in inglese, incontrando i favori della critica statunitense. Insegna inoltre in diverse università americane. Nell'immediato dopoguerra termina i suoi corsi per dedicarsi a quella che considera l'opera più importante della sua vita, il Comitato per formulare una Costituzione mondiale. La sua impresa è alimentata da un desiderio ambizioso: costituire le basi giuridiche per una grande repubblica mondiale. Tornato in Italia, dopo una vita intensa e prolifica, Borgese muore all'improvviso a Fiesole, il 4 dicembre del 1952. Giuseppe Antonio Borgese nasce a Polizzi Generosa il 12 novembre 1882. Fin dall'infanzia è affascinato dai luoghi che lo vedranno crescere come uomo e come letterato e che descriverà in diverse sue opere. Io crebbi davanti ai grandi orizzonti e udivo suoni remoti. I fiumi, scendendo la notte fra i boschi, avevano voci d'amore. I lumi delle case coloniche si spengevano sui clivi per lasciare accostare le stelle. D'estate, quando io e mio fratello venivamo da Palermo in vacanza, al passo di Firrione ci fermavamo a cavallo nel vento. Di là ci appariva Polizzi, il nostro paese, ai vertici di un'ascensione. Un'aria sospesa, un silenzio composto di occulti ronzii l'avvolgeva. L'aria era mista di miele e freschezza. Le case, grigie e rosa, allineate su tutta la vetta del monte, parevano un naviglio che stesse per salpare. La nostra era l'ultima, aggrappata a quei pilastri di pietra all'orlo del dirupo. Terra rossa, di vivo colore, sotto il passo delle mule. Ultime ginestre, ancora incendiate in cima, di sacri fiori. Le mente, i timi, le erbe care alle capre spandevano sul nostro cammino aromi religiosi. Le vigne della scaletta, poco prima di giungere a casa, erano d'un verde così scuro che dava bagliori di indaco come un pezzo di mare. Nel 1888, all'età di 6 anni, si trasferisce a Palermo, a casa dello zio Giovanni, per frequentare le scuole elementari. Già in precoce età manifesta la sua volontà di approfondire gli studi. Buona parte della sua formazione culturale avviene però nella ricca biblioteca paterna di Polizzi, come Borgese stesso testimonia. In questa casa dove passavo le vacanze, la libreria di mio padre era ben piccola, ben arretrata, ben fuori moda. Ma De Sanctis c'era nella biblioteca di mio padre. E da lui ho imparato ad amare il farsi, il crescere dello spirito nazionale e umano della poesia solidale. C'erano i poeti greci anche nel volume unico Il fiore della letteratura greca, che raccoglie le traduzioni più celebrate con una prefazione del poliglotta Centofanti, libro prezioso ai miei primi anni, che ho potuto più tardi ritrovare, riacquistare. E vi era la Bibbia, e vi erano alcuni grandi narratori ed epici, e vi erano anche i libri del Rapisardi. Il 21 giugno 1899 consegue la licenza d'onore presso il Liceo Vittorio Emanuele di Palermo. Viene premiato a Roma tra i migliori liceali di quell'anno con una medaglia d'argento e con un diploma. Lo stesso anno, seguendo le sue passioni e in opposizione al padre che lo voleva iscritto in legge, si iscrive alla facoltà di lettere dell'Università di Palermo, dove approfondisce gli studi sulle tradizioni popolari.
In questo periodo dà vita alla rivista goliardica La Scintilla ed elabora il saggio Giganti e Serpenti, che gli viene pubblicato dal P3, con cui collabora anche sul versante dello studio delle tradizioni popolari. L'anno dopo si trasferisce a Firenze, dove frequenta l'Istituto di Studi Superiori, presso cui nel 1903 si laurea con una tesi sulla storia della critica romantica in Italia, che nel 1903 viene recensita dal Croce nella rivista da lui diretta La Critica e pubblicata 2 anni dopo dal Croce stesso. A Firenze incontra Gabriele D'Annunzio, di cui diventa ammiratore e amico, subendo all'inizio, ancora ventenne, il fascino di questa straordinaria personalità. Comincia a collaborare al Leonardo di Papini e Prezzolini e con la rivista della Nazione Regno, diretta da Corradini. Contemporaneamente scrive altri saggi sempre molto apprezzati dal Croce. Di lui infatti scriverà: recentemente Giuseppe Antonio Borgese, un giovane che mi è caro e non solo a me, come una delle migliori speranze degli studi letterari in Italia, in un suo scritto della nuova antologia ha speso alcune belle pagine sulla poesia del D'Annunzio. Insieme ad alcuni intellettuali conosciuti in quel periodo, giovani come lui, fonda una rivista con influssi d'annunziani, Hermes. Ben presto però acquista una sua più consapevole visione e personalità critica. Borgese prende le distanze da D'Annunzio e successivamente persino da Croce. In una lettera del 4 gennaio 1907 inviata da Berlino allo zio Giovanni scrive infatti: continuo a lavorare soprattutto al mio libro di pensiero, che verte su due basi principali, la critica del concetto di progresso e la critica del concetto di originalità. A tutti e due i concetti io nego recisamente ogni valore. Da queste basi parte una nuova concezione dell'arte e specialmente dello stile, in forza della quale io ristabilirò alcuni dei canoni della critica classica e contraddirò rispettosamente, ma senza requie, l'estetica di Croce. L'anno successivo al terzo congresso internazionale di filosofia di Heidelberg, alla presenza di Croce, ribadisce la sua visione dell'arte come mezzo e non fine, in contrasto con la concezione, imperante all'epoca, dell'arte come fine a se stessa. Le divergenze tra Croce e Borgese portano i due ad una rottura definitiva nel 1909. Nel 1905 pubblica sul giornale L'Ora un articolo sulla prima edizione della Targa Florio. La sua feconda attività come corrispondente dalla Germania de Il Mattino di Napoli e come collaboratore con la stampa di Torino lo rende famoso e ammirato dal grande pubblico e gli fa guadagnare l'attenzione dei germanisti. Alcuni articoli confluiscono nel libro La Nuova Germania, un modello di giornalismo denso e limpido. Anche grazie a queste corrispondenze gli viene affidata la cattedra universitaria di letteratura tedesca. Nel 1910 si sposa con Maria Freschi, una giovane letterata con la quale già conviveva ed aveva avuto due figli, Leonardo nel 1904 e Giovanna nel 1911. Divorzierà poi nel 1939. Contemporaneamente continua la brillante carriera come docente universitario e critico letterario. Dopo Torino insegna a Roma e a Milano. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale lo vede impegnato in una campagna interventista e si arruola volontario non appena l'Italia entra nel conflitto. Nei saggi scritti tra il 1915 e il 1921 espone le cause della Prima Guerra Mondiale e le conseguenze sullo scenario europeo e sull'avvenire dell'Italia. Dopo la disfatta di Caporetto, il 30 ottobre 1917 viene eletto presidente del Consiglio dei Ministri Vittorio Emanuele Orlando, che chiama Borgese a dirigere l'appena istituito ufficio informazione stampa del governo.
comincia il suo girovagare per l'Europa, svolgendo riservate missioni diplomatiche all'estero con fuoriusciti cechi e jugoslavi, in vista di una possibile alleanza con le nazionalità slave in funzione antiasburgica. Questa attività lo porta a ideare, promuovere e organizzare il Congresso delle nazionalità oppresse dall'Austria-Ungheria, detto poi Patto di Roma, che riunisce a Roma, l'8 aprile 1918, tutti i rappresentanti dei popoli dell'ex impero centrale per affrontare la situazione dei Balcani e le trattative di pace conseguenti alla dissoluzione dell'impero austro-ungarico. Borghese si convince dell'importanza di rinunciare alle pretese territoriali italiane di espansione pur di mantenere buoni rapporti con i popoli di quella che sarebbe poi stata la Jugoslavia. Si legge nel patto: non importa per ora che i jugoslavi non riconoscano i nostri diritti. Importa che noi riconosciamo il loro diritto all'unità e all'indipendenza. In nome dei nostri diritti e degli altrui, e perciò anche dei nostri avversari jugoslavi, ripetiamo l'Austria delenda. La nostra forza è nella forza della nostra idea. E ancora: l'aspirazione alla Dalmazia e l'aspirazione all'amicizia jugoslava sono due scopi che si escludono a vicenda. L'Italia, risultata vittoriosa nel conflitto, alla conferenza di pace di Parigi del 19 gennaio 1919, richiede invece che venga applicato il Trattato di Londra del 1915. In questo trattato l'Italia si era impegnata a scendere in guerra con la Triplice Intesa contro gli imperi centrali in cambio di alcuni territori, ai quali, a guerra conclusa, il governo italiano aggiunge anche la città di Fiume. Le potenze dell'intesa alleate si rifiutano di rispettare i patti e ritrattano quanto promesso nel 1915. Da quest'esito scaturisce la considerazione della cosiddetta vittoria mutilata. Fra gli ambienti nazionalisti del primo dopoguerra si diffonde l'idea che l'Italia non avesse ricevuto una sufficiente ricompensa per il suo contributo. Il dibattito in Italia si infervora. Sulle pagine del Corriere della Sera, soprattutto Borghese, si fa portavoce delle tesi che gli avversari bollavano come rinunciatarie e malate di idealismo. Scrive Borghese: prima o poi l'epiteto di rinunciatari ricadrà su quanti dell'Italia pretesero la rinuncia non a questa montagna o a quell'isola, ma alla sua propria ragion d'essere. Il tempo perduto dovrà essere riguadagnato. Le strade oblique dovranno essere lasciate per le diritte. Negli anni venti si assiste alla crescita impetuosa del movimento socialista, alla fondazione dei fasci di combattimento e al loro progressivo affermarsi fino alla configurazione del fascismo come movimento paramilitare guardato con simpatia da una certa parte della classe dirigente. Borghese viene esonerato dall'incarico di commentatore fisso di politica estera del Corriere della Sera per le sue idee contrastanti con l'ascesa del fascismo. Si chiude quindi in se stesso, ritirandosi dalle posizioni di primo piano che aveva occupato durante gli anni della guerra, e si configura sempre più come figura solitaria di intellettuale liberal-democratico. Si dedica maggiormente all'attività universitaria, mentre dà alle stampe la sua più significativa opera di narratore, Roubaix, che, pubblicato nel 1921, segna la rinascita del romanzo italiano. Il romanzo descrive la crisi dell'intellettuale moderno ed è anche un'importante testimonianza storica e politica delle tensioni e delle turbulenze che si vivono agli albori dell'era fascista. Tra la fine del 1922 e il 1924 ha comunque vari incontri con Mussolini, che inizialmente pensa di potersi giovare in qualche modo della collaborazione con Borghese. Il siciliano intanto continua la sua attività di scrittore. Nel 1922 pubblica Le poesie, cui segue l'altro romanzo I vivi e i morti, alcuni drammi teatrali come Lazzaro e l'arciduca, e una serie di novelle tra cui La città sconosciuta, Il sole non è tramontato, Le belle. Nel 1925 pubblica La tragedia di Mayerling, che racconta la serie di eventi che condussero al presunto omicidio-suicidio dell'arciduca Rodolfo d'Asburgo e della sua amante, la baronessa Maria Vezzera. I due corpi furono ritrovati a Mayerling, un piccolo paese della Bassa Austria, il 30 gennaio del 1889.
Il cardinale Rampolla, anche lui originario di Polizzi Generosa come Borgese, nella sua qualità di segretario di Stato di Leone XIII, impedì che venissero celebrati i funerali religiosi dei due amanti e questo rifiuto gli costò, a detta di molti, l'elezione papale. Nel conclave del 1903, infatti, l'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe, padre di Rodolfo, sollevò tramite il cardinale Puzzina, arcivescovo di Cracovia, il veto contro il cardinale Rampolla, che sembrava essere il naturale successore di Leone XIII, dal momento che aveva ottenuto il maggior numero di preferenze alla seconda votazione. Rispetto alla morte di Rodolfo, scrive Borgese: Rampolla si oppose al suo funerale religioso e ne fu punito, così diceva Elisabetta, col veto austriaco alla sua elezione papale nel 1903. Ma Leone XIII cedette, dopo un telegramma dell'imperatore che solo a lui confidò la verità, mentre agli altri sovrani annunziava la morte per sincope. E Rodolfo, che aveva desiderato d'essere seppellito in un cimitero di campagna, fu calato solennemente nella triste cripta dei Cappuccini, accanto ai suoi antenati. Gli eventi di Maierling sono considerati l'inizio della decadenza del millenario impero asburgico, conclusosi con la sconfitta della Prima Guerra Mondiale, oltre che il pretesto dell'elezione di Pio X come primo pontefice del 1900 al posto di Rampolla. Dietro questi fatti si nascondono trame politiche molto complesse, venute alla luce solo recentemente, grazie all'accesso agli archivi vaticani e alla pubblicazione degli atti relativi al conclave. Nel 1931 Borgese pubblica Tempesta nel nulla, in cui descrive con nostalgia e profondo amore il paese che lo vide nascere e crescere. Il clima in Italia, intanto, gli diventa sempre più ostile. Pur a distanza di anni dalla conclusione della Prima Guerra Mondiale, viene ancora accusato di essere il responsabile della perdita della Dalmazia e, benché abbia smesso di scrivere di politica, è inviso all'ambiente fascista. Le sue lezioni all'Università di Milano vengono spesso disturbate, interrotte e impedite dai GUF, i giovani universitari fascisti, e i suoi stessi studenti subiscono aggressioni dagli squadristi. Cogliendo l'occasione di un invito dell'Università della California a tenere un ciclo di lezioni, Borgese nel 1931 decide di trasferirsi in America. In una lettera del 1936 scrive alla nipote Giovanna: Compresi che dei motivi della mia assenza tu non sei informata. Fra anni forse saprai la verità. Mi basterà dirti che sono partito perché la situazione che mi era fatta in Italia era troppo dolorosa, che sono rimasto qui perché sentivo di non poter vivere in Italia senza abiurare le mie idee. Il congresso di Roma del 9 novembre 1921, in Italia il fascismo si trasforma da movimento in partito. La marcia su Roma spinge il re Vittorio Emanuele III a dare l'incarico a Mussolini di formare un nuovo governo, nominandolo capo del governo del Regno d'Italia. In pochi anni si assiste ad una svolta autoritaria che porta all'abolizione delle libertà democratiche e alla realizzazione di una dittatura. Continua la sua attività di scrittore, scrivendo diversi libri di viaggio, molto diffusi e apprezzati dalla critica. In questo clima illibertario, Borgese, già inviso a Mussolini e all'ambiente fascista, nel 1931 decide di trasferirsi in America, dove insegna in varie università. Dapprima all'Università di Berkeley, in California, poi allo Smith College di Northampton, quindi a Chicago. Mentre si trova in America, l'8 ottobre 1931 viene emanata la disposizione che impone ai professori universitari l'obbligo del giuramento di fedeltà al fascismo. L'8 luglio 1933 scrive a Vitaliano Brancati: L'accusa positiva si riferisce alla mia politica cosiddetta rinunciataria degli anni 17 e seguenti. Supponendo che ciò che io feci allora fosse delitto e che questo delitto sia prescritto, io devo poter vivere nella mia patria senza condanne. Se invece è soggetto a sanzione, mi si deve imputare e giudicare. Davanti a qualsiasi tribunale, se non mi si toglie la parola, io dimostrerò che la mia politica cosiddetta rinunciataria è il solo pensiero seriamente imperialista che si sia avuto in Italia da molti anni.
qualunque imperialismo territoriale al tempo nostro e flatus voci o catastrofe. L'accusa negativa è che io non abbia fatto e non faccia dichiarazioni fasciste. Qualunque cosa valga la mia vita, essa è stata una testimonianza di dignità e di ragione. Non mi fingerò fascista a 50 anni sonati. Potrebbe darsi che io dovessi trovarmi davanti all'alternativa di rovinare la mia vita o di corrompere l'anima. In questo caso, lei che mi vuole bene, dovrebbe consigliare di scegliere l'anima. Dagli Stati Uniti fa quindi sapere di non prestare il giuramento richiestogli dal regime. Viene così considerato dimissionario dalla sua funzione di docente universitario, perdendo il diritto all'insegnamento, allo stipendio e alla pensione. In due lettere a Mussolini, la prima nell'agosto 1933, la seconda nell'ottobre 1934, spiega i motivi della sua scelta, riaffermando la dignità personale e l'autonomia della cultura non soggetta e non condizionabile da nessun potere oppressivo e dittatoriale. Scrive nel suo diario: «La scrittura della lettera a Mussolini è stata finora il momento più bello o il momento più alto della mia vita». Nella prima lettera del 18 agosto 1933 scrive: «Giurare fu strettamente proibito dal Cristo. Giurare con animo reticente o equivoco, o comunque spergiuro, fu considerato delitto gravissimo, secondo solo al parricidio, da tutta l'antichità pagana, la quale lesse con incessante scandalo quel verso di Euripide, che tradotto nel linguaggio di un grande scrittore romano, suona «Iuravi lingua, mentem iniuratam gero». E ancora: «Al mio diritto naturale d'essere, con dignità e onore, senza immeritata offesa e ingiusto timore, cittadino nella mia terra, si aggiungono l'opera e il lavoro, ai quali non mancò mai desiderio di verità e di bene. Se però la mia patria nativa mi sarà inaccessibile, saprò, sotto qualunque cielo, fare quanto sia in me per conquistare una vita alta e piena, vissuta soprattutto per gli altri, vicini e lontani, presenti e futuri, meritandomi, meglio che non abbia saputo finora, diritto di cittadinanza in quella patria che già Dante Mazzini e altri nostri maggiori posero di là da ogni confine». Nella seconda, dell'ottobre 1934, ribadisce: «Io avevo espresso la mia volontà di non prestare giuramento fascista e di tale volontà le avevo dichiarato ampiamente le ragioni. Né m'ero aspettato, quanto a me, professore, trattamento diverso da quello fatto, secondo legge, agli altri professori che non avevano giurato». Tale posizione gli valse la lapidaria, quanto efficacissima affermazione di Mussolini, scritta di suo pugno: «Gli si poteva perdonare il passato, ma non l'oggi. Continua ad essere un nemico». Dall'America fino al 1934 continua la collaborazione con il Corriere della Sera, al quale invia una serie di articoli che vengono poi raccolti in un volume dal titolo suggestivo di Atlante americano. Nel 1937 pubblica in inglese un libro sul fascismo, insieme storico e polemico, Golia, marcia del fascismo. Questo capolavoro, vero affresco letterario della cultura e dell'identità nazionale, contribuisce segnatamente al declino della popolarità di Mussolini all'estero. Le innumerevoli e straordinarie recensioni che riceve a livello internazionale e la sua pubblicazione in diverse lingue attestano la grandezza dello scrittore e del narratore. Il volume mette in luce anche la sua grande capacità di analisi storica, letteraria e politica dell'Italia e del fascismo. Oggi praticamente introvabile, Golia viene descritto da Sciascia come «un libro sul fascismo, sull'Italia fascista, di radicale importanza, ed è un libro da cui bisogna partire per conoscere Borghese scrittore». Si legge nel Golia: «Golia, il fascismo o il nazismo, è a terra. Ma se sia morto o solamente prostrato, diranno i giorni e gli anni. Dipende in gran parte da noi. Io credo che ogni disperazione è fascista, e non so disperare. Io credo, né credo sia vuota volontà di credere, nella riforma e restaurazione dell'Occidente. La grande involuzione ebbe inizio in Italia tra il 1922 e il 1925. Il tentativo di interpretarla come un semplice episodio della storia italiana si è dimostrato vano. I suoi effetti si ripercuotono su tutto il mondo, almeno per ora.
Il fascismo non ha salvato nessun interesse, non ha risparmiato nessun sentimento. Tutte le cose belle del cielo e della terra sono state insozzate. Dio voglia che questa confusione del mondo sia altrettanto breve quanto sia stata rovinosa. Che l'alba sia vicina quanto è profonda la notte. Non dagli altri gli italiani riceveranno la libertà, ma da loro stessi. Non dalla morte si avranno la vita, ma dalla vita. Nel 1938 ottiene la cittadinanza americana. In America, Borgese conosce Thomas Mann, col quale stringe rapporti di grande amicizia. Si innamora inoltre della figlia dello scrittore tedesco. Nel 1939, ottenuto il divorzio dalla prima moglie, si sposa in seconde nozze con Elizabeth Mann. Lo stesso anno, Borgese aderisce alla Mazzini Society, un'associazione politica antifascista fondata da Gaetano Salvemini a New York, che raggruppa le menti più brillanti tra gli esuli italiani antifascisti. Nel 1945, dopo l'esplosione della bomba atomica, resa possibile anche grazie agli scienziati italiani dell'Università di Chicago, dove insegna anche lui, Borgese fonda e dirige la rivista culturale mensile Common Cause, A Journal of the One World. Nata sotto la spinta delle preoccupazioni costanti per la situazione internazionale, nella rivista si esprime la speranza, condivisa da molti in quel periodo, di un incontro tra la Russia e l'Occidente. Nell'ambito di questa sua nuova e intensissima attività intellettuale, termina i suoi corsi nell'immediato dopoguerra per dedicarsi a quella che egli considera l'opera più importante della sua vita, il Comitato per formulare una Costituzione mondiale, di cui è promotore, animatore e segretario. Insieme ai più autorevoli scienziati e pensatori del momento, Borgese lavora all'idea di una federazione mondiale e della costituzione di un governo mondiale. Il progetto culmina nella pubblicazione, dopo lunghi studi su problemi politici, economici, etici e religiosi, del Preliminary Draft of a World Constitution, con il quale condanna anche il razzismo e tutti i nazionalismi. Rientrato in Italia nel 1949, ritorna alla cattedra di Milano, città in cui vive per lo più gli ultimi anni della sua vita e dove ristampa i suoi vecchi libri e riprende la collaborazione col Corriere della Sera. In tutti i suoi scritti lancia messaggi forti, certamente utopici, ma in un modo peculiare che lui stesso descrive. Parola più vacua delle vacuità che vorrebbe descrivere. Utopia e ucronia, cosa senza luogo né tempo, e ogni pensiero che non sia ancora sceso nel fatto. E tutta la storia umana è una vicenda di utopie che s'attuano con quelle che non si poterono attuare. Molte delle idee utopiche di Borgese, se anche non si sono realizzate pienamente, oggi stanno trionfando sulle bocche di tanti che sognano un mondo di tutti gli uomini, finalmente senza frontiere. La sua grandezza, attualità e eredità risiede proprio nel suo pensiero politico e nelle sue profezie storico-politiche. Borgese sapeva che il vero politico non è uomo d'azione, ma di pensiero. Un uomo capace di analizzare con attenzione e progettare un mondo più a misura d'uomo. Il merito di Borgese, la sua attualità di pensatore cosmopolita, risiede nel fatto che ha saputo fare i conti con la storia passata, valutare con occhio attento il presente e riflettere sull'avvenire. Leggere dunque oggi, a 60 anni dalla sua apparizione, il disegno preliminare di Costituzione mondiale equivale a intravedere le tracce della storia futura dell'umanità. Di ciò Borgese ne era talmente convinto da scrivere che, comunque andrà, non sarà una esagerazione il supporre che la Costituzione mondiale, elaborata, possa fornire sagome e capisaldi di studio e istigare a ulteriori discussioni del problema del governo mondiale. La sua intensa e profetica attività gli vale la proposta di nomina al Premio Nobel per la pace del 1952, formulata all'Istituto per il Nobel del Parlamento norvegese dall'Università di Chicago, dove è operante il Comitato. Dopo una vita intensa e prolifica, Borgese muore all'improvviso, il 4 dicembre del 1952 a Fiesole. Il giorno dopo viene commemorato al Senato della Repubblica. Borgese, anche se cittadino del mondo, è rimasto per tutta la vita profondamente siciliano e non ha dimenticato mai la sua amata terra,
che dall'America nel 1933, nell'introduzione al volume Sicilia del Touring Club Italiano, descrive come un'isola non abbastanza isola, non un frammento d'Italia, ma sua integrazione ed aumento. E ribadendo la sua sicilianità, scriveva a me veramente pare che questo soprattutto sia essere siciliano, sentire l'asprezza, la tortura analitica della realtà di fatto, della realtà presente, tenendo in mente una costruzione armoniosa, qualche cosa di così grande, di azzurro, come sono i templi che i nostri antenati, siculi e greci, lasciarono sulle nostre rive. Agire sulla prosa dell'esistenza d'oggi con una indomabile aspirazione idilliaca e musicale, che ad ogni sconfitta reclama la sua redenzione. Sentire la solidarietà di quelli che creano nel mondo della poesia e dell'arte come la solidarietà di un ordine a suo modo sacro, chiamati a costruire, su ogni mondo che muore, il disegno e l'euritmia di un mondo migliore. Di quella Sicilia, dove avrebbe voluto morire a conclusione della sua vicenda umana, appena un mese prima della sua scomparsa scriveva ancora due tramonti dopo, levata l'ancora da Orano, uno da Algeri. Al calare del secondo nascono da Levante, da un piumite blu di mare, le rupi di Trapani, credibili e vere, e non sembri inverosimile che le abbia scolpite così pure la natura, senza mano di artista. Le isole Egadi, Erice, vetta sacra Venere, madre di Enea, questi propilei della Sicilia, spalla d'Italia, rosata, nuda, come la spalla di Venere, calda di sole ancora morente, come la gloria. La citazione d'obbligo dice «E lasso ivi morir». In Sicilia, lungo tutto l'arco della sua vita, aveva comunque sognato di ritornare. Sognai di tornare al mio paese nativo, il quale non è punto sul margine dell'alta Lombardia, ma nel cuore di un'isola lontana, aggrappato a un'alta roccia, e non ha un nome così svelto e breve, ma difficile a ritenersi da chi non vi sia nato o stato, e fa sorridere chi lode per la prima volta. Di questo pensatore siciliano cosmopolita che ha segnato la storia culturale del paese, la fondazione a lui dedicata vuole essere un'occasione per rilanciare e non disperdere, se mai ce ne fosse bisogno, il patrimonio culturale e la lezione civile che egli ha lasciato. La sua rettitudine morale è evidente in questa sua speranza. Aspiro, per quando sia morto, a una lode, che in nessuna mia pagina è fatta propaganda per un sentimento abietto o malvagio. In una lapide, apposta nel centenario della nascita del comune di Polizzi Generosa, è scolpito a Giuseppe Antonio Borgese, poeta, narratore, critico e politico, che volle l'unità dell'arte e del mondo.